Questo è un cristallo di allume di rocca. L'ho preso nel settore maschile, quello della cura della barba, perché si usa come astringente per i taglietti che si fanno con il rasoio. Però molte persone lo usano come deodorante naturale, alternativo ai deodoranti che si comprano al supermercato con i sali di alluminio. Ma funziona? E soprattutto, è più sicuro dei deodoranti che compriamo al supermercato? Io sono Beatrice Mautino e in questo canale parliamo di cosmetici e non solo, visti con gli occhi della scienza. Ciao a tutte e a tutti, è passato un bel po' di tempo dall'ultimo video, quindi alla fine vi farò un breve riassunto di quello che è successo nel frattempo per le persone interessate. Ma intanto cominciamo. Il sudore è un liquido costituito per il 98-99% di acqua, è inodore e incolore e serve al nostro organismo per aiutarci a regolare la temperatura quando tendiamo a scaldarci un po' troppo. Ogni giorno ne produciamo 1 litro e lo liberiamo dalle milioni di ghiandole sudoripere disseminate lungo tutto il nostro corpo. Pensate che solo dalle ascelle ne liberiamo 24 grammi all'ora, che fa circa mezzo litro al giorno, cioè la metà di tutta la nostra produzione di sudore. Un sottogruppo di queste ghiandole, chiamate apocrine, si concentra soprattutto nella zona delle ascelle e dell'inguine e produce un liquido un po' diverso da quello del sudore classico. È più denso, è ricco di proteine, carboidrati, sali d'ammonio, ormoni. Questo liquido qui è il preferito dei batteri che vivono sulla superficie della nostra pelle, ne vanno particolarmente ghiotti se lo mangiano e poi liberano, insomma, degli scarti, dei detriti che sono particolarmente puzzolenti. La puzza di sudore arriva da lì, da loro, dai batteri, non da noi. Quindi, quando parliamo di sudore, in realtà noi parliamo di due fenomeni diversi. Da una parte c'è la quantità di liquido che noi produciamo, dall'altra c'è l'odore. Ci sono persone che sudano tantissimo, producono molto liquido e però non puzzano. Ce ne sono altre che, pur sudando molto poco, puzzano tantissimo, con tutte le sfumature in mezzo. Perché è importante fare questa distinzione su liquido e odore? Perché servono prodotti diversi. Infatti, anche se noi chiamiamo tutto deodorante, in realtà in commercio troviamo due tipi di prodotti: gli antitraspiranti, che si concentrano sulla produzione di liquido, anzi sulla riduzione della produzione di liquido, e i deodoranti, quelli propriamente detti, che si concentrano sulla componente dell'odore. In questo video vi parlerò solo degli antitraspiranti, perché altrimenti viene troppo lungo, poi magari ne facciamo un altro specifico sui deodoranti. Allora, immaginatevi le vostre ascelle come se fossero i soffioni di una doccia, avete presente? Normalmente, quando vogliamo regolare il flusso della doccia, che cosa facciamo? Giriamo il rubinetto, no? Quindi un rubinetto più chiuso fa uscire meno acqua, un rubinetto più aperto ne fa uscire molta di più. Con il sudore, però, noi non possiamo regolare il rubinetto. Chi suda molto ha il rubinetto sempre aperto, chi suda poco ce l'ha, beato lui o lei, un po' più chiuso. Ma il paragone con il soffione della doccia non è così azzardato. Che cosa succede quando si accumula il calcare all'interno dei fori? Succede che a parità di flusso esce meno acqua perché alcuni fori sono completamente tappati, altri magari lo sono parzialmente e il risultato è che esce l'acqua in quantità minore. Gli antitraspiranti funzionano un po' così, cioè otturando parzialmente i nostri fori, cioè i dotti delle ghiandole sudoripare dai quali fuoriesce il sudore. Non lo fanno con il calcare, ma con una specie di gelatina che si forma quando incontrano il sudore. Le sostanze responsabili della formazione di questa gelatina, di questo tappo gelatinoso, ricadono nella categoria dei sali metallici e in particolare dei sali di alluminio. Se andate a leggere le etichette dei prodotti antitraspiranti, ne trovate diversi, insomma, ce ne sono molti in commercio di sali differenti, però tutti accomunati dalla presenza dell'alluminio. Se non ci mettiamo questi sali all'interno di un antitraspirante, beh, non facciamo un antitraspirante. E se il tuo problema, di te che mi stai guardando, è l'ascella pezzata, beh, allora del deodorante te ne fai poco, tu hai bisogno di un antitraspirante. Adesso voi mi chiederete, va bene, ma allora come fa a funzionare questa roba qui che riduce effettivamente la quantità di sudore emessa? In effetti, chissà come farà questo allume di rocca a
a funzionare allume. Proviamo a chiamarlo col suo nome vero, quello scientifico, solfato doppio di alluminio e potassio. Questo cristallone qui è un blocco di sali di alluminio e potassio, cioè è tutto un sale di alluminio. Quando lo strofiniamo sulla pelle, le molecole di sali di alluminio si staccano e vanno a formare il tappo gelatinoso che occlude parzialmente i dotti delle ghiandole sudoripare. Quindi è vero che riduce la quantità di sudore, proprio come fanno gli antitraspiranti del supermercato. Ora, se siete tra quelle persone che hanno comprato l'allume di Rocca, pensando di scappare dai prodotti commerciali, dai sali di alluminio, beh, probabilmente adesso sarete deluse. Magari sarete anche preoccupate, però non è il caso. Vediamo perché. Negli ultimi anni si è discusso molto della possibile relazione tra l'alluminio e l'aumento dell'insorgenza di alcuni tumori, in particolare del tumore al seno, proprio perché si usano i deodoranti, le ascelle sono vicine alla ghiandola mammaria, quindi insomma fare uno più uno è abbastanza immediato. Si tratta di voci che, lo dico subito, sono infondate. Molti anni fa, in uno dei miei primi video, vi avevo raccontato la storia dei parabeni, accusati anche loro ingiustamente di provocare i tumori al seno. A lanciare l'accusa nei confronti dell'alluminio è stata la stessa ricercatrice di cui vi parlo in quel video. Diciamo che si era un po' fissata, eh? Ovviamente un'accusa del genere non può essere presa con leggerezza. Se c'è anche solo il dubbio che un qualcosa possa aumentare il rischio di avere un determinato tipo di tumore, beh, bisogna cercare di capire se è vero, insomma, andare a indagare. E questo è stato fatto in circa 20 anni. Sono stati condotti molti studi per cercare di rispondere a questa domanda, cioè se l'alluminio è responsabile dell'aumento dell'incidenza dei tumori al seno. Questi studi si sono concentrati, per esempio, sull'assorbimento dell'alluminio attraverso la pelle, facendo esperimenti su modelli di pelle artificiali, su animali, ma anche su persone che hanno scelto volontariamente di aderire a questi studi, e si è scoperto che l'assorbimento dell'alluminio attraverso la pelle è molto basso. Ma sono anche stati condotti degli studi di tipo epidemiologico, cioè sulle persone nella loro vita, quelle che usano gli antitraspiranti, quelle che non li usano, quelle che hanno avuto un tumore al seno e quelle che non ce l'hanno avuto, per cercare di vedere se ci fossero delle correlazioni tra l'uso di deodoranti e l'insorgenza del tumore al seno. Per farla breve, alla fine di questo lungo processo, i sali di alluminio sono stati scagionati. Gli enti che si occupano di vigilare sulla sicurezza degli ingredienti e dei cosmetici che noi utilizziamo hanno fissato dei valori soglia che garantiscono che le quantità utilizzate nei deodoranti siano di centinaia di volte inferiori alla quantità minima che ha dimostrato di provocare dei problemi. Insomma, per concludere, possiamo stare tranquilli sia nell'usare gli antitraspiranti che compriamo al supermercato che contengono i sali di alluminio, sia nell'usare il cristallo di Rocca, che è un sale di alluminio. E veniamo al riassunto delle puntate precedenti. Sono successe molte cose, alcune belle, alcune brutte. Quelle brutte ve le risparmio perché tanto ne è già pieno l'internet, invece di quelle belle ve ne dico un paio che magari però vi possono interessare. Da ormai più di un anno sono la felice conduttrice di Ci vuole una scienza, il podcast settimanale di scienza per il post. Esce ogni venerdì, si ascolta su tutte le principali piattaforme di ascolto e ovviamente anche sull'app del post. È uno strumento utile per districarsi nelle informazioni scientifiche che sono sempre più rilevanti per il nostro stare nella società. È gratis per tutti, grazie al sostegno delle persone che sono abbonate al post. È un lavoro bellissimo, molto molto impegnativo. Ogni settimana devo leggere le principali riviste scientifiche, stare sul pezzo delle nuove scoperte, ma devo anche stare aggiornata sul dibattito pubblico perché le questioni scientifiche sono diventate sempre più presenti. Qualche esempio? Dal vino cancerogeno alla carne sintetica, al nucleare, alle auto elettriche, insomma, i temi sono veramente tanti. Se vi va, andate a darci un ascolto. Sto poi lavorando molto con i miei soci di Frame, Divagazioni Scientifiche, nella produzione di contenuti scientifici, ma anche nell'ideazione e nell'organizzazione di eventi, appunto, scientifici. Se avete mai sentito parlare del Food and Science Festival di Mantova oppure del CICAP Fest,
di Padova, beh, ci siamo dietro noi. Ho poi continuato a scrivere, ormai i libri sui cosmetici che sono usciti sono 3 e ne sta per uscire un quarto, e vi metto qua in super anteprima la copertina. È un libro illustrato completo, è della stessa serie della Scienza di Dario Bressanini. Avrete magari visto La Scienza delle Pulizie, che è uscito un anno fa e che ha avuto un discreto successo, un enorme successo. Quindi ha molti schemi, molte rubriche, molti consigli pratici per stare in tema col video di oggi. Un consiglio pratico, per esempio, è di mettersi l'antitraspirante la sera prima di andare a dormire. Questo perché è più efficace rispetto al metterlo la mattina. È stato un bel esercizio scriverlo perché mi ha portato a rivedere molto il mio modo di approcciarmi a questi temi e spero che sarà anche utile per voi leggerlo. E insomma, ho fatto tante cose che mi hanno tenuta lontana da qui, però sono tornata, come si dice, per rimanere, e forse il giovedì potrebbe essere un buon giorno. Se avete domande, commenti, scrivetemeli qua sotto. Nella descrizione vi metto anche le fonti, e se il video vi è piaciuto e pensate che possa essere utile a qualcuno che conoscete, beh, insomma, diffondetelo. Grazie e alla prossima!